Ritorniamo al 24 febbraio 2020. Sembrava ancora tutto come prima, eppure tutto stava cambiando. Risfogliamo insieme le prime pagine dei quotidiani italiani. Coda al supermercato per gli approvvigionamenti nella zona dell'Lodigiano colpita da coronavirus. Scaffali semivuoti in molti esercizi commerciali, scriveva il Corriere della Sera. Mentre il giornale, l'assalto ai supermercati, risse tra gli scaffali già vuoti. Il Messaggero, dilaga il virus, Milano chiude, dalla Scala al Duomo tutti fuori, parte l'assalto ai supermercati. Secolo XIX, prigionieri del virus e della paura, scaffali vuoti nei supermercati di Genova. La Repubblica, chiude l'Italia, restano aperti solo gli alimentari, farmacie ed edicole. Quando è iniziata dopo l'emergenza? E quale è stato il ruolo dei servizi veterinari? La pandemia qui da noi è iniziata presto, già a fine febbraio arrivavano i camion di suini dalla zona di Codogno e saluto tutti i colleghi perché ho lavorato 16 anni in quella zona e faccio a loro i migliori auguri. Quando siamo diventati tutti zona rossa abbiamo avuto un importante obbligo e onore, quello di garantire derrate alimentari sicure. Ricordiamoci quei giorni in cui venivano assaltati i supermercati e quindi era giusto che la gente potesse contare almeno su un discorso di sicurezza alimentare. In questo contesto, già dal 24 febbraio, con l'accertamento dei primi casi di Covid-19 in Italia e la conseguente istituzione delle prime zone rosse, lo stabilimento di Castelvetro ha dovuto supportare l'attività dell'altro impianto del gruppo, di analoghe capacità produttive, sito ad Ospedaletto Lodigiano. Questo ha comportato un aumento dell'attività di oltre il 50% fino alla rimozione di quei provvedimenti restrittivi. Quindi si è trattato di un vero e proprio crash test che ha coinvolto tutte le componenti interessate, quindi il Dipartimento di Sanità Pubblica, il medico competente ed il sistema di controllo qualità della ditta, che hanno lavorato coordinando i propri interventi sempre con uno spirito di fattiva collaborazione volta ad implementare misure di protezione adeguate. I servizi veterinari storicamente sono impegnati nella gestione delle emergenze epidemiche e nella lotta alle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo e viceversa. Tuttavia, la recente pandemia ha messo a dura prova le filiere produttive e il sistema dei controlli ufficiali, i quali hanno dovuto e devono garantire assoluta continuità alle produzioni alimentari nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare in un contesto che deve tener conto di tutte le misure generali e individuali di contrasto alla diffusione del virus. Fondamentale è stato fin dal primo momento lo scambio di informazioni e la collaborazione fra i servizi veterinari e gli operatori del settore alimentare per definire i vari problemi, prendere decisioni mirate e dare continuità alle produzioni. Ad esempio ricordo la gestione della movimentazione di animali e persone in arrivo e in partenza da zone e altre regioni particolarmente colpite dalla diffusione del coronavirus, la gestione del personale veterinario nelle diverse aree territoriali e nei diversi stabilimenti. A questo proposito ricordo che fin da subito abbiamo provveduto a compartimentare le equipe veterinarie per singolo stabilimento. Parliamo dei dispositivi di protezione. Va chiaramente detto che gran parte delle misure individuate per contrastare la diffusione del virus, cioè le misure igieniche, l'utilizzo delle mascherine chirurgiche o dei dispositivi di protezione individuale, sono normalmente adottate dagli operatori e dai veterinari negli ambienti di produzione alimentare. Queste misure corrispondono sostanzialmente a gran parte delle buone prassi igieniche adottate nell'industria agroalimentare. Nessun dei colleghi veterinari si è ammalato e va detto che oltre alle attività di controllo negli impianti di trasformazione delle carni abbiamo assicurato controlli nel settore della molluschicoltura e questo grazie soprattutto all'attività dei tecnici della prevenzione. Che cosa succede adesso? Adesso abbiamo imparato, abbiamo un distanziamento sociale e ci viene quasi più difficile stare vicini che non stare alla giusta distanza, sia tra di noi che con tutte le maestranze.
maestranze che nei giorni del lockdown diminuivano ogni giorno, ma perché la ditta ha implementato con efficacia lo smart working per tutto quello che erano gli impiegati e rimodulato gli accessi allo stabilimento per far sì di evitare dei concentramenti inutili e superflui negli spazi comuni, quindi il distanziamento sociale all'interno degli spogliatoi, delle zone pausa e una scrupolosa attenzione all'uso dei DPI. Per quanto riguarda gli interventi di rafforzamento delle misure di igiene messe in atto dalla ditta Inalca, questi riguardano l'installazione di termoscanner che rilevano la temperatura corporea di ogni persona che entra in azienda, quindi questo controllo viene eseguito anche giornalmente sul servizio veterinario, l'applicazione di distanziamento fisico tra i dipendenti che ha comportato una riorganizzazione dei flussi del personale, l'applicazione di protocolli e prodotti specifici per la sanificazione delle aree non produttive, l'utilizzo di guanti monouso in lattice, mascherine e buco nasale in aree non produttive dove prima non era previsto. Non siamo stati come i medici, ma abbiamo fatto come loro il nostro dovere, che non solo si è limitato nel garantire le derrate, ma siamo andati anche oltre, abbiamo fatto delle esportazioni verso la Cina, loro ci avevano esportato un virus e noi gli abbiamo restituito delle carni suine, abbiamo esportato anche verso gli Stati Uniti per far sì che anche loro gustassero il nostro prosciutto crudo. Come siete riusciti ad adattare il vostro lavoro all'emergenza e con chi vi siete confrontati? Si è ritenuto necessario inserire elementi di novità nelle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali che hanno riguardato la completa dematerializzazione dei documenti cartacei in arrivo dall'esterno a scorta degli animali e delle carni. In conclusione, ricordo il confronto quotidiano con gli altri servizi della prevenzione, il servizio igiene e sanità pubblica e il servizio prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro, che ha consentito un aggiornamento in tempo reale della situazione indispensabile per la gestione dei nostri interventi. Noi siamo di rimpetto a Sassuolo e per tante settimane, per tanti giorni queste grandi industrie sono state ferme. E vi assicuro che la sera in cui le ho riviste sfumacchiare sono stata molto contenta di questo. Era un segnale di ripresa che mi auguro possa accadere a presto a tutto il paese. Vi ringrazio dell'attenzione e soprattutto ringrazio i miei colleghi che mi hanno permesso di lavorare con serenità. Posso concludere con la considerazione che questa emergenza ha rafforzato la mia convinzione che le problematiche sanitarie sempre più avranno necessità di essere affrontate in modo multidisciplinare, tra la componente medica e la componente veterinaria, in quanto per il raggiungimento della sicurezza alimentare non si può prescindere dalla salute degli operatori coinvolti, come per la salute dell'uomo non si può prescindere dalla salute degli animali e degli alimenti. Un saluto a tutti.